Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare del Lemonarch, arco esotico aggiunto con la Forgia e proveniente dalla famiglia dei Goffalon. Dato che l'arco è stato inserito da pochissimo nel gioco, vi dico prima di iniziare come potete dropparlo. Questo sarà un drop random e sarà ottenibile solamente dalle forge in cui forgeremo un'arma potente. Quindi per capirci, andando da Ada e comprando uno dei due telai settimanali delle armi potenti, una volta completato e arrivati allo step finale, dovrete completare una delle tre forge, è indifferente quale. E al completamento di questa potrete avere una possibilità di droppare le Monarch, oltre ovviamente all'arma che avete forgiato. Ma adesso andiamo subito a parlare dell'arma, partendo ovviamente dal suo perk esotico. Questo infatti ci permette di sparare delle frecce velenose quando tendiamo la corda al massimo e la rilasciamo rapidamente. Queste frecce velenose, quindi, oltre al danno di base di 151 in testa e 101 al corpo, ovviamente per quanto riguarda il crogiolo, aggiungeranno un danno velenoso di 3 che si estenderà nel tempo. Inoltre, i colpi precisi con quest'arma diffondono il veleno anche agli avversari vicino al bersaglio, arrecando quindi un minimo di danno. Grazie a questo suo perk, l'arma è prevalentemente più utile in PvP, soprattutto utilizzandola in team. Questo perché, come ho già detto, facendo un danno di 151 più veleno in testa e 101 più veleno al corpo, quest'arco è uno dei pochi che può shottare un nemico con due colpi al corpo, ma rimane comunque un arco, quindi un'arma che arreca tanto danno tutto in una singola botta. Di conseguenza, il perk del veleno in un gunfight singolo in 1v1 è pressoché inutile, dato che comunque con due colpi in testa uccideremmo e con due colpi al body faremo lo stesso. Proprio per questo motivo consiglio l'utilizzo di quest'arma in team. In tal modo potremmo lasciare praticamente tutti i bersagli one shot per poi farli finire dai nostri alleati, con un semplice colpo di cannone portatile oppure con una qualsiasi altra arma. Inoltre, se saremo in gunfight multipli, quindi con più avversari e più alleati, mettendo a segno colpi precisi potremmo anche agevolare i nostri alleati facendo un po' di danno a tutti gli avversari. Per quanto riguarda il PvE invece, quest'arma non è particolarmente più forte rispetto agli altri archi, sempre per la stessa faccenda che comunque un arco è un'arma che fa tanto danno e in singole parti. Di conseguenza, contro tanti mob, il perk del veleno causerebbe solo un minimo danno che comunque non andrebbe ad uccidere il mob per intero, che richiederebbe quindi un'altra freccia. Per mob invece un po' più forti, quindi per intenderci quelli con la vita gialla, esistono comunque armi migliori, come per esempio per la pulizia il demonio della Trinità e per il danno un semplice pompa. Parlando un po' in generale delle statistiche dell'arco, questo ha comunque un alto impatto, una gittata veramente molto alta, un tempo di tensione di 760 e un caricatore di 65 frecce. Quindi ragazzi, questa era la recensione di Lemonarch, arco esotico che, come ho già detto, potrete ottenere da qualsiasi forgia. Detto questo, io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.